Buongiorno, siamo qui nella chiesa di Santa Maria Assunta insieme a Carlo Bertoglio dell'Associazione Pietre Vive e all'architetto Francesca Monno che si è occupata di questo importantissimo progetto di restauro. Ecco, cominciamo proprio da Francesca, ecco, in cosa è consistito il vostro lavoro? Dunque, noi siamo stati chiamati per, ormai si parla di 2 anni fa all'incirca, per quello che definiamo il restauro di tipo conservativo. Un restauro di tipo conservativo ha innanzitutto bisogno di indagini preliminari per poter capire come svilupparlo e come poter agire. Ecco, la fase iniziale è stata pressoché questa, però io credo sia doveroso introdurre l'aspetto di pietre vive Sentiamo l'associazione, perché senza l'associazione Pietre Vive non si sarebbe proprio cominciato questo lavoro. Voi siete un'associazione che si occupa di raccogliere fondi e promuovere il recupero e il restauro dei beni architettonici della nostra città. Esattamente. Ha detto molto bene, in effetti l'associazione è nata circa un anno e mezzo fa, siamo diventati anche onlus proprio per dare modo ai sottoscrittori, ai donatori di avere almeno il beneficio della detrazione fiscale. È un'associazione che ha proprio lo scopo inizialmente di restaurare la Chiesa Assunta, ma è stata creata proprio per andare ad essere il veicolo di raccolta fondi per le parrocchie di Magenta, per tutti i beni che interessano di proprietà o di interesse delle parrocchie, in maniera tale che veicoli attraverso Pietre Vive questi fondi con detrazione fiscale da parte dei sottoscrittori. Quindi questo è lo scopo dell'associazione. Abbiamo insieme alla parrocchia dato incarico a Francesca Monno e suo marito, che sono ambedue architetti, di Fabrizio Isbano, proprio per andare inizialmente a fare tutte le indagini per far sì che attraverso il beneplacito della sovrintendenza e della curia di Milano arrivassero appunto queste indicazioni per iniziare i lavori, che inizieremo i primi lavori nel mese di febbraio-marzo di del 2018. Del 2018. Il percorso dei pannelli in realtà vuole mettere in evidenza lo stato di degrado innanzitutto visivo in cui verte il santuario minore dell'Assunta. Questo è un santuario. Questo è un santuario, è stato elevato a santuario da parte del cardinal Schuster il 13 maggio 1950. Chiaramente, ripeto, vuole mettere in evidenza quali che sono lo stato di degrado, ma Prima ci parlavi di alcune soprattutto indagini delle invasive e indagini altre che invece sono. sulle opere di pulitura. Corretto, sono state fatte 2 tipologie di indagini in maniera parallela. Una tipologia chiaramente è stata sviluppata all'interno sulle murature per capire l'umidità ascendente e discendente, per capire come intervenire sulle murature. Parallelamente invece sono stati fatti da parte della restauratrice Diana Tovagliaro delle indagini sia di tipo stratigrafico che indagini di pulitura degli affreschi. Ripeto, tutte queste indagini si sviluppano per capire poi come andare a realizzare Dovrà il essere proprio realizzato progetto materialmente esattamente. La prima fase chiaramente individuata è quella di risanare le murature e in maniera successiva invece gli E com'è lo stato di degrado del affreschi. È nettamente avanzato in alcuni punti. La porzione dell'abside presenta solo quella porzione delle infiltrazioni da parte della copertura che sono evidenti, sono importanti, però sono varie le problematiche perché abbiamo la
spostamento della torre campanaria con l'edificio per sé della chiesa, che sono avvenuti in due tempi distinti. In quel punto abbiamo un'infiltrazione molto importante, anche sulla facciata, perché sia nella porzione inferiore che in quella superiore abbiamo delle infiltrazioni. Sarà un lavoro molto, è molto, molto pesante, molto laborioso. Assolutamente sì, però ecco, il primo aspetto che si andrà a sviluppare è quello legato al risanamento delle murature. Questo è il primo aspetto, questo sicuramente. Qui abbiamo cappelle, tra l'altro molto belle, abbiamo visto prima la cappella dei Celestini, la cappella dei Re Magi, e qui ancora una volta quattrocentesca che dicevi che era molto più storico. Visivamente, perché? Perché nell'intervento da parte che è venuto dal 37 al 39, da parte di Monsignor Luigi Crespi. Poi c'è stato un intervento nel 1900. C'è stato un intervento dal 37 al 39, Monsignor Luigi Crespi ha fatto questo intervento perché? Perché da quello che si legge nella documentazione d'archivio si era trovato una porzione della copertura completamente crollata, della pavimentazione che era in sangue, si era trovata una condizione pressoché insomma, molto importante, ammalorata, e quindi il culto mariano è sempre stato molto intrinseco nel territorio magentino, da lì è nata la volontà di risistemazione. Cioè, certo che è stata una risistemazione che ha visto il rifacimento di tutta la copertura. In origine era fatta capriata con cannette, quindi è stata rifatta completamente la volta botte con le unghie, la volta vela è andata a coprire in maniera sensibile questa porzione. Quindi dei rifacimenti veramente importanti, certo. Mentre la volta quattrocentesca abbiamo la possibilità attualmente di vederla, le pitturazioni sono ottocentesche, ma sotto abbiamo il tonacchino del 400. Sì. Benissimo, allora sarà possibile per chi lo desidera prenotare delle visite? Certo. Il 7, il 14, il 21 e il 28 alle ore 15. Cosa bisogna fare? Bisognerà chiamare il numero di telefono che adesso verremo a pubblicare o via mail, certamente, in maniera tale che a gruppi di 15 persone, non di più, riusciamo a fare insomma, speriamo di accontentare tutti i curiosi della situazione. E speriamo, perché merita veramente. Certo. Grazie mille, dottor. Grazie. Grazie. Ecco, siamo qui nella chiesa dell'Assunta con la messa notturna, che si è occupato di illuminazione. Spiegarci esattamente cosa è stato il tuo lavoro qui. Sì, cioè, allora, sostanzialmente io mi occupo di illuminazione di vario genere. Una cosa particolare di cui ci occupiamo spesso sono queste mostre di arte, mostre di sacro. Cerchiamo sempre di creare un'emozione attraverso la luce, e credo che anche in questa occasione ci siamo riusciti. Questo pochino è quello che... È stato un lavoro molto delicato. Sì. Cercare di trovare il giusto compromesso tra questi effetti di luci e ombre, che poi rendono emozionante una mostra. Va bene, grazie mille Alessandro. Grazie. Bella lì.